Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con Cobiz. In questo tutorial andremo a realizzare la lettera R dell'alfabeto in Cubic Raw. All'interno del tutorial vi spiego anche come realizzare la lettera P. Quindi seguite attentamente le istruzioni per realizzare la letterina. Vi ricordo che tutte le mie letterine misurano esattamente 3 cm. Ho realizzato anche già il tutorial della lettera M e il numero 1, il tutorial della lettera S e il numero 2 e il tutorial della lettera G. All'interno del tutorial della lettera G, oltre a spiegare passo passo la tecnica del Cubic Raw, che è stato proprio il primo video realizzato per le letterine, vi mostro anche come realizzare la lettera C. Quindi seguite i tutorial per sviluppare le vostre letterine. Se questa tipologia di video vi piace, lasciatemi un like e un commentino. Vi lascio al tutorial. Ciao! Le perline, andrò ad utilizzare le perline della Toco prese appunto in collaborazione con Cobiz. Avevo preso diverse colorazioni, ve ne mostro qualcuna rapidamente, poi in tal caso vi lascio nella i di informazione l'unboxing, così vi vedete in dettaglio tutte le colorazioni. Però davvero ne ho prese tantissime, la 132, la 133, poi ho preso anche questi contenitori in plastica che vi straconsiglio perché sono davvero comodi per andare a posizionare all'interno tutte le locale, sia 110 qua dentro mi vedete, ciao a tutte, ho anche il cappellino perché sennò mi viene la sinusite, deve stare al caldo il mio cervello. Dicevo, ho preso anche queste bellissime scatoline con, vedete, ci sono tutti questi scomparti e appunto ho sistemato così tutte le perline. Sul laterale c'è appunto il numero della Toho e sotto invece il nome della perlina, vedete, tutte quante così, in modo che ce l'ho tutte ben sistemate e piano piano le andrò a sistemare tutte. Adesso ne ho messe soltanto qualcuna, poi piano piano devo sistemare tantissimi altri pacchettini che sono in giro qui sulla scrivania. Niente, al momento andrò ad utilizzare, scegliamo una colorazione scelta appunto dal sito di Cobiz. Sono davvero interessanti queste due colorazioni, la 7DBF e la 940F, che corrispondono, una Transparent Frosted Transparent Dark Cyan e l'altra è Frosted Transparent Olivine Drab. Sono davvero delle bellissime colorazioni, cerco di farvelo vedere senza fare danni. Aspettate che sono belle, belle rigide queste confezioni, sono davvero dei bellissimi colori e quindi credo che andrò ad utilizzare questo verde per andare a realizzare la lettera R. Ho posizionato le perline sul tavolo ed eccole qui, davvero un bellissimo colore. Come filo vado ad utilizzare il filo monofilamento da 0,16 mm colorazione crystal e come ago vado ad utilizzare questo pony tutto bellissimo e stortignaccolo, misura 10. Per quanto riguarda il tutorial della lettera R, lo vado a strutturare come ho strutturato appunto il tutorial della lettera M e il tutorial della lettera S. Per chi volesse vedere in dettaglio come si realizza la tecnica del Cubic Raw, vi rimando sempre al tutorial della lettera G e ve la linko qui nella i di informazione. Come primo step vado a realizzare 4 cubetti al Cubic Raw, tutti e 4 collegati tra di loro. Faccio questo passaggio e ritorno da voi. Ed ecco qui i 4 cubettini, tutti e 4 collegati tra di loro, il primo, il secondo, il terzo e il quarto. Adesso fuoriesco esattamente da questa perlina qui in basso e vado a realizzare altri 4 cubettini collegati ovviamente alla prima fila. Quindi vado a realizzare questi altri 4 cubettini e ritorno da voi. Ed ecco qua, questo è il risultato, ho realizzato appunto altri 4 cubetti collegati alla prima fila. Adesso mi ritrovo a fuoriuscire da questa perlina qui, questa qua, che poi è quella che collega il primo cubetto al secondo cubetto. Vado a realizzare qui, in questo punto, e anche un altro qui, vado a realizzare altri 2 cubettini, del secondo e nel terzo cubetto, in questo punto e nel secondo punto. Vado a realizzare questi 2 cubetti e questo passaggio vado a ripeterlo finché non ho realizzato esattamente 14 cubetti, tutti e 14 collegati tra di loro. Ed ecco qui i 14 cubetti realizzati. Sono 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 cubettini. Ed eccoli qua. Adesso mi ritrovo a fuoriuscire esattamente da questa perlina qui,
questa qui centrale, vado a realizzare in questo punto, cioè la parte destra del lavoro, vado a realizzare proprio in questo punto un altro cubetto. Quindi realizzo questo cubettino e ritorno da voi. Ed ecco qui il risultato, ho realizzato appunto questo cubettino, ed eccolo qui. Adesso rigiro la lavorazione e vedete che fuoriesco appunto da questa perlina qui in alto. Quindi adesso proprio in questo punto qui, questo punto, vado a realizzare un altro cubetto al Cubic Row. Dopo aver realizzato appunto questo cubettino, vado sempre a posizionarmi nelle perline esterne di destra del cubettino, cioè sempre quelle lì laterali di destra, e vado a realizzare sempre un cubettino per un totale di 9 cubettini, tutti e 9 collegati tra di loro. Quindi realizzo appunto questi 9 cubetti, tutti quanti collegati tra di loro, e ritorno da voi. Ho realizzato esattamente 8 cubetti, vedete c'è il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo. Adesso andiamo a realizzare il nono cubetto, però mentre realizziamo il nono cubetto andiamo anche a collegarci qui alla base. Quindi io mi ritrovo a fuoriuscire da questa perlina qui, da una delle quattro, mi ritrovo a fuoriuscire da questa qui in basso, vedete? Filo va verso il basso, quindi devo collegare questa lavorazione ovviamente a questa parte qui della lettera. Quindi salto il primo cubetto, salto il secondo e questo ovviamente è il terzo cubetto che andrà appunto collegato appunto a questo lato qui. Quindi avvicino la lavorazione in questo modo, vedete appunto il filo fuoriesce da questa perlina qui. Inserite una rocaille sul vostro ago, quindi saltate il primo, saltate il secondo e vi infilate appunto in questa perlina centrale che collega il secondo dal terzo cubetto. Ed ecco qua, inserite di nuovo un'altra perlina e ritornate nella perlina di partenza, cioè questa qui, questa di partenza, e andate a stringere i fili. Ed ecco qua, in questo modo. E abbiamo ovviamente collegato, vedete, solo la prima perlina. Adesso mi sposto nella seconda perlina della base, cioè la base ovviamente sono queste quattro perline che abbiamo qui in alto. Mi risposto nella seconda, infilo un'altra perlina sul mio ago, giriamo il lavoro per comodità, infilo una perlina sul mio ago e quindi vedete, devo andare a lavorare. Devo andare a infilare l'ago in questa perlina, in questa e di nuovo in quella da dove fuoriesco adesso. Quindi infilo l'ago in queste due. Andiamo a creare in pratica il cubetto, solo che invece di inserire le solite perline, andiamo ad inserire una perlina per lato. Quindi mi rinfilo di nuovo nella perlina di partenza e ho lavorato anche la seconda perlina. Adesso mi rinfilo nella terza perlina della base, ecco qui la terza, di nuovo inserite una rocaille sul vostro ago, girate il lavoro e dovete inserire l'ago esattamente nella perlina questa qui centrale, che poi è la centrale che collega il terzo cubetto dal quarto cubetto. E tirate, abbiamo collegato appunto anche questo lato, vedete, e adesso non ci resta che collegare l'ultimo lato, quindi sono nella perlina centrale, ripasso in questa laterale, ripasso in questa e rivado, vedete, a stringere i passaggi, ripasso in quella laterale e di nuovo in quella centrale in basso. Per andare, vedete, a collegare tutti i lati. Ovviamente ripasso di nuovo in queste quattro perline per andarle a stringere e abbiamo appunto collegato i lati. Adesso ripasso in quelle perline per andare a stringere il lavoro, quindi ripasso in questa, ripasso in quella all'interno centrale, vedete? Così sono risbucata da quest'altro lato e posso ripassare in queste quattro perline per stringere il lavoro. Ecco qua.
Perfetto. Questo è il risultato, vedete appunto ho collegato la curva. Vi mostro anche il retro del lavoro e anche il laterale. Sono tutti collegati i cubetti. Adesso mi ritrovo a fuoriuscire esattamente con l'ago e con il filo da questa perlina qui. Un attimino che ve la mostro. Da questa qui, da questa perlina. In questo punto qui andremo a creare un altro cubetto. Prima mi rinfilo in questa perlina qui accanto, vedete io fuoriesco da questa e mi rinfilo esattamente in questa perlina qui, questa laterale, inserisco due perline sul mio ago e rientro di nuovo in queste due perline per andare a formare appunto il cubetto, quindi due perline e rientro in queste due rocaille e questo è il risultato. Adesso giro la lavorazione in questo modo, la apro un po' così vi mostro e devo passare con l'ago in questa perlina qui, quindi infilo l'ago in questa perlina qui ed eccomi qua ed ecco qua fuoriesco appunto da questa perlina, inserite due rocaille 11.0 e rientrate sia in questa perlina qui sporgente laterale questa e sia quella lì centrale da dove fuoriesce il nostro filo, quindi rientro appunto in queste due perline ed ecco qua che ho formato appunto quest'altro lato. Adesso rigiro il lavoro in questo modo e vedo appunto che in questo lato qui già ci sono presenti tre perline, quindi manca soltanto l'ultima perlina qui in alto. Quindi io fuoriesco da questa perlina qui centrale, che è questa qui, mi rinfilo in questa e anche in questa laterale, quindi mi rinfilo in queste due perline. Inserite una rocaille 11.0 sul vostro ago, ed eccola qua, e rientrate in questa laterale, in quella della base e di nuovo in quella da dove fuoriesce appunto il vostro filo. Quindi inserisco l'ago in queste tre perline. Tiro bene il filo, adesso giro di nuovo la lavorazione in questo modo, vedete in questo modo, e ripasso in queste quattro perline, una che è presente qui nascosta nel lavoro, vedete? Eccola, e ripasso di nuovo in queste quattro perline per andare a stringere e compattare il lavoro qui in alto, quindi ripasso in questa che è appunto nascosta, aspettate che vi apro la lavorazione così vi mostro meglio, questa qui nascosta che appunto collega tutti i lati e poi ripasso, giro il lavoro per comodità, ripasso in queste altre due perline e di nuovo l'ultima perlina, la quarta, questa, e di nuovo in quella centrale. Ed ecco qui il cubettino appunto realizzato. Adesso per andare avanti con la lavorazione mi sposto in questa perlina qui, questa, ripasso anche in questa laterale, questa qui, e scendo in questa della base. Sono appunto risbucata da questa perlina qui. Adesso giro il lavoro in questo modo, allargo la lavorazione così vi mostro questi passaggi. Adesso dobbiamo andare a realizzare un cubetto in questo punto qui. Allargo bene così vi mostro, dobbiamo andare a realizzare appunto un cubetto in questi punti qui. La base sarà il primo, il secondo, il terzo e la quarta perlina che è posta qui internamente, vedete? Quindi queste sono le quattro perline per andare appunto a realizzare il cubetto. Quindi vado a realizzare il cubetto, come in primis sempre tre rocaille e mi rinfilo nella perlina da dove fuoriesce l'ago e mi rinfilo anche nella seconda perlina della base.
2 rocaille, mi rinfilo nella pernia laterale appena inserita e di nuovo nella seconda della base. Giro il lavoro. Adesso mi rinfilo nella terza perlina della base. Inserisco 2 rocaille sul mio ago e rientro sempre nella perlina laterale e di nuovo nella terza della base. Vado a creare semplicemente il cubetto al cubicrò. Vi allargo la lavorazione, vedete? Mi rinfilo anche nella quarta perlina della base. Mi rinfilo anche nella perlina laterale del primo lato, cioè questa. Inserite una rocaille sul vostro ago e rientrate nella perlina laterale dell'altro lato, cioè questa. E di nuovo nella quarta della base. Ed ecco qua. E questo è il risultato. Abbiamo creato questo cubetto distaccato appunto dalla lavorazione. A questo punto giro il lavoro e in queste 4 perline qui di questo cubetto vado a realizzare altri 5 cubetti, tutti e 5 collegati tra di loro, per creare appunto la zampetta della R. Realizzo questi 5 cubetti e ritorno da voi. Rieccomi, alla fine ho realizzato esattamente 7 cubettini. Vedete, questo è il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo cubettino. Adesso la lettera ovviamente è finita. Possiamo andare ad inserire quelle perline tattiche per andare appunto a rendere stabile il lavoro. In che modo? Ovviamente possiamo inserirle sempre sul retro del lavoro, come sempre in tutte le letterine che ho realizzato al Cubicrò, ho sempre inserito le perline sul retro del lavoro in modo per dare struttura e stabilità alla nostra letterina. Quindi sempre sul retro andrei ad inserire qualche perlina qui, in questi due punti. Qui nessuna perlina perché vedete si vanno proprio a stringere tra di loro, quindi c'è appunto questa curva e quindi non serve andare a inserire qualche perlina in questo punto, ma solo in questo punto e il secondo punto. Stessa cosa anche in basso, qui e qui. Andare ad inserire 2 rocaille 11-0 in modo da dare struttura a questo punto. Cioè, vedete, adesso è un po' morbidino, quindi se andiamo ad inserire quelle due perline sia sopra che sotto, andremo a creare una stabilità e una rigidità in questo punto, in modo che non va ad oscillare. Poi un altro punto in cui possiamo inserire le perline è qui nella codina della R per creare un effetto diverso e adesso vi spiego. La codina possiamo realizzarla o in questo modo, vedete, creando appunto una curva che va verso l'esterno e appunto fissare la codina in questo modo, oppure possiamo fissarla in questo modo qui con una bombatura in questo modo. Quindi possiamo fissarla in entrambi i modi. Nel caso in cui volessimo realizzare la curvatura in questo modo, andremo ad inserire perline nella parte qui interna per dare appunto struttura qui. Quindi 11-0 nei primi due punti, una 15-0 qui e poi vado a ripassare con l'ago e con il filo in queste tre e poi alla fine qui una 11-0 in modo da avere questa gambina in questo modo. Quindi al momento sono indecisa su come realizzare la gambina, se all'insù oppure con la bombatura. Mi piacciono entrambe, sinceramente, quindi sono indecisa. Rieccomi, ho optato per questa versione qui con la gambina alzata e adesso vi dico in dettaglio quante perline ho inserito. Ho inserito esattamente 4 perline, vedete, questa è la prima, la seconda, la terza, la quarta perlina. Sono ripassata in queste tre, ho inserito un'altra perlina. Stessa cosa anche sul retro, di nuovo vedete 4 perline, la prima, la seconda, la terza, la quarta perlina. Sono ripassata di nuovo in queste tre e poi ho inserito questa perlina qui sul finale. Poi sul retro del lavoro, come vi dicevo prima, ho inserito queste due perline, una in questo punto e l'altra qui,
qui, stesso discorso anche qui in basso, e poi sono ripassate esattamente in queste 5 perline, la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta. Ho inserito queste due e poi ho inserito un'altra perlina in questo punto. Questa lettera anche si tiene in piedi da sola. Sono davvero molto soddisfatta, spero che il tutorial sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!